io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Oggi torniamo a parlare di rune. Ti voglio mostrare il metodo di divinazione del lancio delle rune, così da spiegarlo un po' più preciso e mostrarti anche come potresti interpretare una divinazione in quel modo, perché con il primo video poteva risultare un po' complicato comprenderlo, quindi ho voluto fare questo video di approfondimento. Vediamo un po' come fare. Quindi prendi il tuo foglio e dividilo in quattro, così avrai ottenuto la corrispondenza dei quattro elementi. Poi se vuoi fai direttamente la linea e poi suddividi il centro con dei cerchi concentrici. Ti suggerisco anche di dividere il foglio per diagonale, così da essere sicuro in quale sezione capitano le rune, se nella terra, nell'acqua, nel fuoco, nell'aria. E avremo una situazione di questo tipo, dove la terra corrisponde al lavoro, ai soldi e ai beni materiali. Aria, che corrisponde all'intelletto e alle idee, riguarderà questo triangolo. Il fuoco, che corrisponde alla trasformazione, alla creatività, alla passione e all'istinto, riguarderà questo triangolo. L'acqua, che corrisponde ai sentimenti e alle relazioni, corrisponderà invece a questo triangolo. Al centro i cerchi concentrici corrispondono al futuro, presente e passato. Vediamo un po' nel senso pratico come interpretare una divinazione in questo modo. Quindi sgombra la mente, concentrati sul tuo quesito e poi lancia le rune sul foglio. Ottenuta una situazione di questo tipo, non andremo a interpretare tutte le rune che stanno fuori dal foglio. Quindi Nautiz, sei fuori, Ansuz, sei fuori, Isa, sei fuori, Uruz, sei fuori, e ci concentreremo principalmente su queste rune qua. Quindi la runa 25, Dagaz, Vunjo, ci daranno un quadro generico riguardo alla trasformazione, alla creatività, alla passione, all'istinto, quindi tutto ciò che è legato al fuoco. Mentre Perto e Otila ci parleranno di tutto ciò che è legato al fuoco, ma nel futuro. Per quanto riguarda la sezione dell'acqua, Jebo, Inguz e Turisaz ci parlano del quadro generale delle relazioni e dei sentimenti, mentre Laguz ci parlerà del presente delle nostre relazioni. Gera è finita sulla linea diagonale, quindi decidi tu se interpretarla sia sotto l'aspetto delle relazioni che nel lavoro e nei beni materiali. Quindi magari potresti vedere se ti ci ritrovi nel quadro generale i significati che ha Gera sia nelle relazioni che nel lavoro. Mentre la runa Eiwaz ci parla del quadro generale nell'ambito lavorativo dei beni materiali e dei soldi. Per quanto riguarda l'intelletto e le idee, abbiamo Mannaz, che corrisponde sia per quadro generale che nel futuro, Tiwaz, che corrisponde al suo significato nel presente. Quindi tutto ciò che sta al di fuori dai cerchi serve a darti un quadro generale e a farti un'idea di quello che stai vivendo in questi determinati ambiti, mentre tutto ciò che sta all'interno dei cerchi, quindi magari nel futuro, nel presente o nel passato, serve per farti riflettere su quello che è accaduto, su quello che sta accadendo e su quello che invece dovrà accadere, o magari ti dà un suggerimento su come migliorare la tua creatività. Insomma, fatti guidare dall'intuito, perché principalmente la divinazione di questo tipo si basa comunque sugli stessi principi delle altre. Sicuramente come metodo divinatorio è molto dettagliato e magari in un primo momento potrebbe risultarti un po' difficile. In caso tu voglia provare, non farti demoralizzare in caso in cui non riesci a comprendere bene i messaggi che ti vogliono comunicare le rune, o se
pensi che ci sia qualcosa che non quadra, non ti preoccupare, perché comunque se sono le prime armi è normale, o comunque è anche difficile fare un'interpretazione per se stessi, o comunque certe volte non è detto che le rune ti diano un responso proprio preciso. Ovviamente io preferisco la divinazione a tre rune perché è molto più veloce, va dritta al punto, e se già certe volte mi confonde le idee con solo tre rune, figuriamoci con tutte le rune quasi. Ovviamente per il lancio delle rune puoi semplicemente mescolare le rune nel sacchetto e poi estaporarne una manciata e lasciarle cadere sul foglio. Il principio è più o meno lo stesso. Spero tanto che il video sia stato chiaro, che ti sia servito. In caso di dubbi, non farti problemi a scrivermi e a lasciare un commento sotto. Anche se hai altri dubbi di qualsiasi altro tipo riguardo alle rune, non farti problemi a scrivermi, perché sono sempre lieta di risponderti e di risolvere i tuoi quesiti. E con questo è tutto. Se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon, e grazie di essere stato con me anche oggi.